Benvenuti su Radio Startlab. Io sono la Vale ed io sono il Pave e questo è il Vave Show. Show, 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 show. Fregate. Oh damn. What is it, dog? I forgot it's Mother's Day. Didn't get a gift for her. Other plans got in the way. She'll be so disappointed. Damn, I forgot it too. This could have been avoided. What the hell are we gonna do? My mom's been so alone ever since my daddy left. Cold. No one to hold her tight. Life has put her to the test. I know just what you mean. My mom's been so sad and gray. Word. My dad can't satisfy her in the bedroom ever since he passed away. Hold up. You thinking what I'm thinking? I'm thinking I'm thinking too. Slow up. What time is it, dog? It's time for a switcheroo. We both love our moms, women with grown women needs. I say we break them off, show them how much they really mean. Cause I'm a mother lover, you're a mother lover. We should fuck each other's mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that lady where you came out as a baby. Ain't no doubt this shit is crazy. I got my digital camera, I'ma make your mama do a million poses. They will be so surprised. We are so cool and thoughtful. Can't wait to book your mom. I'ma be the syrup, she could be my waffle. Shout up. My mama loves bubble bath with chamomile. Straight up. Give it to my mom, doggy style. This is the perfect plan for a perfect Mother's Day. They'll have to rename this one All Up Under the Covers Day. Cause I'm a mother lover, you're a mother lover. We should fuck each other. Mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that lady where you came out as a baby. Ain't no doubt this shit is crazy. Fucking each other's moms. Break it down. It would be my honor to be your new stepfather. It would be my honor to be your new stepfather. And while you're in my mother, make me another brother. Damn. And while I'm in your mother, I'll never use a rubber. Oh. Cause every Mother's Day needs a mother's night. Yeah. I can't do it myself. To me, you're like a brother. So be my mother lover. They blessed us both with the gift of life. Uh-huh. She brought you in this world, so I'm a sex all right. This is the second best idea that we've ever had. Uh-huh. The choice can be no other. Be my mother lover. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Che non è ancora molto vicino. Che non è ancora, no, no, per niente. Ciao a tutti, dal Pave. Ciao dalla Vale. Stasera. E dal Valo in regia. Dal Valo, ovviamente. Stasera al Vave Show. Abbiamo deciso di cominciare con questa canzone perché, non tanto perché vogliamo festeggiare il giorno della mamma. Sì. Aspetta. Per i tre che non lo sanno, sì. Questa era Mother Lover. Ah, sì, giusto. Per quei pochissimi che non lo sanno. Questa è andata a cercarvelo su YouTube, esatto. Se non l'avete mai visto. La seconda canzone, diciamo, della trilogia The Lonely Island con Justin Timberlake. In cui, vabbè, parlano fondamentalmente. Per problemi si sono dimenticati di prendere un regalo per le loro madri. E essendo le loro madri entrambe vedove, o divorziate comunque, hanno detto: ehi, perché non facciamo questo regalo? Io mi vado a letto con tua madre, tu vai a letto con la mia, siamo amici fratelli praticamente, quindi... E poi c'è tutto un inciuccio, un incesto... Esatto, non proprio incesto perché non c'è sangue di mezzo. Un incrocio, e questo dove ci porta, Pave? Ci porta al discorso principale di questa serata, perché abbiamo detto facciamo una puntata sui libri, sulla letteratura, perché i nostri ascoltatori, insomma, si sa che sono... Con un certo retaggio culturale. Beh, certo, sì, insomma, sono grandi lettori. Quindi abbiamo detto facciamo una puntata sui libri. Libri! Valutando tra di noi, parlando tra di noi su di che libri parlare, ci siamo resi conto che entrambi siamo molto esperti della cronaca del ghiaccio e del fuoco. Sì, ma tra l'altro ce ne siamo accorti proprio stasera. Sì. Cioè, proprio una cosa di... Cioè, lo sapevamo, sì, perché già. Volevo portare, perché quello. Comunque, però... Ah, sì, anche io lo portare. Ah, bello quello. Facciamo quello, dai. È nata così. Ovviamente, per quei due che non lo sapessero, che cosa sono le cronache del ghiaccio e del fuoco? Sono la serie di libri eccessivamente lunga, cioè eccessivamente molto lunga e non ancora terminata, porca vacca. E soprattutto eccessivamente non ancora terminata, esatto. Direi più che lunga. Vecchio bastardo. Da qui ha tratto ispirazione la serie TV Game of Thrones. Sì, che poi Game of Thrones in verità è il titolo del primo libro, esatto, uscito Gioco dei Troni nel 96.
siamo nel 2018, mancano ancora due libri. Eh sì. Sono 7 libri totali. Libri questo è per rendere... Libri detti da, cioè libri grossoni in Italia vengono anche su, in italiano sono suddivisi anche, quindi sì, beh, quello non ho mai capito come mai in Italia... Sì, sì, vabbè, magari due risposte sul perché... L'hanno spezzettato, me lo son detta. Cioè, così uno deve comprare tutte le, tutte le varie edizioni, le varie spezzettate. Sì, vabbè, però... Però c'è anche da dire che portarsi in borsa, questa è un'esperienza che una mia amica ha fatto a lungo. Sì, un'amica. Portarsi, vabbè. No, davvero, portarsi in borsa un libro di 1200 pagine che dici, me lo porto in borsa così, quando faccio la coda o prendo l'autobus me lo leggo. È un po' un casino. Sì. Perché devi portarti... Sì, vabbè, dai, un'amica, dai, la tua amica Franco, adesso le donne leggono, dai, e fai la brava. Poi magari votano anche, io sto scherzando. No, però, questo, per carità, può essere comodo la suddivisione dei libri, però sì, cazzo devi pagare tre volte lo stesso prezzo. Eh sì. Allora, comunque, poi abbiamo deciso di parlare del Cronache di Ghiaccio e il Fuoco. Ovviamente non ne parleremo in maniera eccessivamente approfondita, perché sennò io potrei stare qui delle ore a discuterne. Sì, ma non è neanche quello che vogliamo fare, ma infatti, la verità. Ma ne vogliamo discutere comunque, in relazione alla serie TV, che personalmente dopo la prima stagione sono arrivato un po', insomma, mi ha rotto i coglioni da un bel po'. Ma anche, insomma, un po' di piccoli aneddoti sul libro che sì, non conoscete. Sì, delle piccole diversità. A dir la verità, io sono qua tra quei 3, 4, 5 milioni di persone che stanno aspettando di leggersi tutti i libri per poi guardarsi il telefilm. Cioè, io mi sono detta, perché cazzo, scusa, se mi guardo il telefilm, mi spoilero. E invece no. E invece no, perché poi salta fuori i volponi che dicono, no, però guardate che il telefilm e il libro prendono due strade diverse. E lì ti fai le tue domande. E allora dici, cade, casca l'asino proprio. Sì. Ecco il Busillis. I'm a go into morning, in the time before the light. In flames of death, see turn to rain, we ride towards the fight. When the darkness is falling down, in the times of tough or right, the sound of evil laughter falls around the world tonight. Fighting high, fighting on cold steel, through the wastelands evermore. We'll be right back.
esatto, proseguiamo attraverso il fuoco e le fiamme. Fuoco e fiamme, fuoco e fiamme, fuoco. Citazione colta, vabbè. Comunque. Leggermente. Torniamo al discorso. Ma torniamo, esatto. Stavamo dicendo prima di quei tre stronzi, come sì, me, che aspettavano l'uscita di libri per guardare i telefilm. Vabbè, siamo tre stronzi perché diciamo quattro, che la storia... Esatto, la storia ci ha dato torto. Vabbè, sai, contro l'internet e lo spoiler non c'è via. Sì, sai. No, infatti. Ma sai, detto questo, sì, mi veniva in mente una cosa. Che questo nostro argomento, oltre che essere stupendo, bellissimo, super sì, simpatico, si ricollega anche a un altro programma del nostro palinsesto, esatto, di Radio Star Club, esatto, a cui vorrei fare un po' di pubblicità. Aspetta, quale? Perché mi confondo, ce ne sono talmente, ce sono talmente tanti. Tanti che... Aspetta, quello delle 3, dalle 13 alle 14. No, quello dalle 15 e 16 alle 18 e 21. 18 e 21, cazzo. No, comunque, parte di scherzi. No, parte di scherzi, sì. Si collega al programma di Lupo Solitario, fondamentalmente, quello, esatto, del libro avventura, diciamo. Con questa ambientazione comunque... Fantasy, sì, che è sempre fantasy comunque, sì, sì, sì. E dov'è? E per chi è interessato può andare ad ascoltarlo, certo, sul nostro, certo, canale, collega, di YouTube. Dov'è invece, attraverso questo libro gioco, sì, loro prenderanno delle decisioni che poi li porteranno a fare certe cose, a non fare certe cose, a un personaggio. Quindi se vi interessa andate ad ascoltarvi Lupo Solitario. Esatto. Ma esatto, torniamo. Le avventure di Lupo Solitario. Ma torniamo alle cronache del ghiaccio al fuoco. Esatto. Che poi tu dicevi gli stronzi che aspettano, che poi vengono spoilerati. Perché c'è questa strana regola che, non scritta, che soltanto dei coglioni seguono, che ma sei uscito da almeno 5 anni poi puoi spoilerare. No, no, non è vero. Che regola è? Cioè ad esempio io, ragazzi, io ieri sono andato in giro per strada, un tipo mi metto a parlare con un mio amico della Bibbia e mi dicevo, ma Gesù alla fine muore, dai, non avevo ancora finito di leggerla. Mamma mia, io volevo dire un'altra cosa. No, in realtà l'ho letta, volevo dire un'esperienza di vita vissuta. Dai, dilla. Cioè praticamente, a parte gli scherzi, sì, praticamente 4-5 anni fa era già uscito Il Sesto Senso, da secondo me 15 anni. Però io per un motivo o per un altro non l'avevo mai visto. Ma neanche io l'ho mai visto. E mi sono beccato al mega spoiler Scraps, tra l'altro, dalla canzone di Caparezza. Ah, sì, 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 sì. Io da Scraps sono rimasta malissimo. Lo so. Cioè, che il bambino alla fine, cioè, lui è morto. Ma perché lo devi... Ma... Vabbè, ormai... È la stessa cosa che dicono gli altri. Ormai, no. Cioè, però, come, cioè, il bambino è malissimo. Morto? Bruce Willis è morto. È Bruce Willis che è morto, non è bambino. Cioè, non mi ricordo neanche. Bruce Willis, Bruce Willis, no, non l'ho mai visto, ma me l'ha spoilerato talmente tante volte. Perché ho visto Scrubs talmente tante volte. Sì, Bruce Willis è un fantasma. Sicuro, no? Il bambino non era già morto. No, il bambino non era già morto. Ah. Facendo un mix di... Il bambino adesso è cresciuto e fa sto ridere. Esatto, che fa? Il bambino che cosa fa? Non lo so. No, non era Lost. No, 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 no. È un altro telefilm comunque ed è diventato Ciccione, praticamente, sì, Faccia di Luna. Cosa, scusa? Faccia di Luna. Cioè un licanto, una persona lo guarda, no, e diventa licanto. C'è che ha la faccia rotonda. Ah, in quel senso. Non è che uno lo guarda, si trasforma. Tra l'altro non c'era un Faccia di Luna anche nel quello che è Il Ghiaccio del Fuoco? Beh, ci sono tante, cioè, persone grasse, ce ne sono. Perché questa è una cosa bella dell'ambientazione del cronache del ghiaccio e del fuoco. È un'ambientazione fantasy, ma a differenza dei tanti fantasy, almeno delle origini degli anni 80, così, quando usciva il fantasy, tipo del Lord of the Rings. Sì, perché il Lord of the Rings è molto, molto più anni 80, ma vabbè. Sì. Dove non sono tutti fighi, belli, l'eroe strafigo che salva la principessa gnocca e affronta il mago malvagio che è vecchio. Che gnegnegne. No, cioè, ci sono persone normali. Ci sono belli, brutti, persone normali, gente con i denti mancanti, persone del medioevo. Quindi anche bei fighi, ma tu demoliti dal vaiolo. Sì, esatto. Gente senza mani. Sì, qua. Gente senza mani. però, scusa, dai. Sì, no, è che tra l'altro, secondo me, una cosa che mi è sempre piaciuta di questa ambientazione, che si ricollega al fatto della normalità dei personaggi a livello fisico, è che sono molto normali, persone anche vere anche a livello, sì, di. Cioè, non sono persone buone o cattive, come c'è, esatto, il super buono o il super cattivo. Sono persone umane, quindi sono buoni, cattivi, intermedi. Di gira al cazzo, cioè nel senso sono... Ne discutiamo più approfonditamente, cercando anche di mascherare la volgarità di Valeria dopo aver ascoltato i Rhapsody con Emerald Sword. Oh,
la nostra Valeria cercava di dire prima, sì, nella sua volgarità, nella sua... Che volgarità, ha detto una parolaccia. Beh, però si sentono, fanno peso queste cose in radio. Mai dovresti sapere. Da che pulpito. Da che pulpito poi. No, quello che è vero, che la normalità, l'eterogeneità, diciamo, dei personaggi dal punto di vista fisico, cioè personaggi di ogni tipo, alti, bassi, grassi, maghi, belli, non male, corrisponde anche una... è una normalità, un'eterogeneità psicologica, morale. Cioè, ci sono persone buone, persone cattive, persone che in alcuni psicopatiche, momenti, impazzite, esatto, sfollate, persone onorevoli, giuste, come il buon Eddard Stark, forse che lo è anche fin troppo. Ci sono persone come nel mondo normale, esatto, come nel nostro mondo, cioè nella realtà. E questa è una cosa che secondo me a me è sempre piaciuta molto. Sì, anche a me. Anche l'ambientazione, che comunque non è, secondo me almeno, sicuramente i draghi non sono reali, ok, certe magie non sono reali, va bene, però dall'altro punto di vista sono anche molto, cioè si muovono coi cavalli, cioè nel senso, sì, che è molto reale da quel punto di vista l'ambientazione. Tu mi dici, beh, potrebbe anche, non so, una Maserati prendersela, giusto? No, nel che senso ha un po' che... più di cavalli sotto. No, non riesco a spiegare il mio concetto, no, però capito, nel senso che comunque anche il cattivo, anche la creatura non umana, non la è così inumana. No. E a proposito di questo, ci deve fare una precisazione che quelli che seguono la serie TV molto probabilmente non hanno colto. Gli estranei, quei cosi fatti cattivi blu, non sono non morti. Gli estranei sono creature magiche, sono creature differenti, specie diversa, fatte di ghiaccio o comunque legate al ghiaccio, ma non sono non morti. Usano la magia per rianimare i cadaveri e usare i non morti come servitori, animali e non. Però non sono non morti, infatti vanno anche in giro, almeno nella serie TV, non so se si è già visto, ma nel libro si dice, perché non è ancora comparso, che cavalcassero ragni di ghiaccio, creati ovviamente con la magia anche qui. E una cosa che nella serie TV viene anche sminchiata è il fatto che nel libro, per uccidere un non morto serve la spada in acciaio di Valiria. Mentre acciaio normale non fa praticamente un cazzo. Mentre, ecco, mi ha contagiato Valeria con la sua volgarità. Mentre per uccidere un estraneo serve il fuoco di drago, cioè l'ossidiana, che è fuoco solidificato, una pietra vulcanica. Invece nella serie TV, con la spada di Valiria, ammazzi qualsiasi cosa, boom, a caso. È una piccola, insomma, è un piccolo dettaglio che però a me è, insomma, per chi ha letto bene, per chi ha letto libri, bene i libri, le certe differenze sono abbastanza fastidiose, diciamo. Poi dipende, c'è anche quello che invece dice a me, no, interessa vederlo, cazzo mene di cosa usa, vederlo rappresentato, nel, no, senso, certo, la, per me la cosa importante è potermi dare un'immagine di quello che ho letto. No, infatti. Io sinceramente sono rimasta di sasso, sono 3 anni che resto di sasso, quindi forse dovrei cominciare ad aspettarmelo, sì. Quando tutti gli anni io mi aspetto, sì, quest'anno vai, esce, vai, no? quest'anno esce The Winds of Winter esce quest'anno, lo leggo sotto l'ombrellone, quest'anno me lo sparo tutto, 1500 pagine, tutto lo leggo, tutto, e tutti gli anni. Sei puntualmente deluso. Sono ormai 3-4 anni che le mie aspettative vengono proprio tagliate, come, lo so, come con l'amore, la base, ti proprio le gambe, sì, lo so, tranciato, no, bene, anche quest'anno ce la facciamo, come? Come essere qua? Cioè, no. Perché? Perché è un vecchio ciccione bastardo. Sì, no, ma non esiste. All right, stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Tempo, I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin', hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on, pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Beachfront Avenue! Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis. Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here. Word to your mother. Come passiamo dai Rhapsody, dai Dragon Force con Food, Fire and Flames a Vanilla Ice, al cioccolato bianco. Ma perché? Perché? Perché c'è il gioco Ice come and ghiaccio. Fire and ghiaccio. Cioè, c'è proprio questa sottigliezza. The Chronicle of Ice and Fire, certo, è tutto voluto. Ice. È tutto voluto. Insomma, comunque, un'altra cosa bella che mi è piaciuta, diciamo, del libro, è che descrive il cibo in una maniera spettacolare. Sì, è vero. Cioè, quando descrive i pasti che fanno, sono cose... Ma non perché descrive tanto, dici che fame che mi viene, no, perché descrive proprio piatti, oppure anche solo descrive pane, formaggio e cosa, ma lo descrive in una maniera veramente realistica. Gustosa. Poi so cosa pensano... Comunque sulle descrizioni... È molto bravo, è molto bravo, sì, è molto bravo. E devo dire la verità, per quanto sono complicate le sue trame, molto sì, intricate, anche. Per come sono molto dettagliate le sue descrizioni, posso anche comprendere sì. Che scrivere un libro così possa richiedere del tempo, tempo. Certo. Ok. Però cazzo però ignaro, cioè, sei del 48, voglio dire. Voglio dire, cioè, se nel 48 sei un ciccione, voglio dire. Se succede l'irreparabile, poi qua esatto. Com'è che la mettiamo? Anche perché lui disse che non vorrà che un altro autore concluda il racconto al posto suo. Quindi, se ho capito, però allora ciccio. Le risposte sono due. O ti muovi o ti muovi. Ti muovi, altrimenti... sai com'è. Sai che... Ti vengo a prendere nell'erbo. Cioè, la morte, purtroppo, è un evento naturale. Cioè. Io so che cosa stanno pensando i nostri ascoltatori, lo sai. Pensano, figa, che palla il pave che vuole che racconta. Il pave è un purista dei libri, vuole che siano esattamente così, se è diverso. Sì, lo sono, allora che cazzo volete? Sono un purista del libro. Quando fanno un adattamento diverso mi dice, il cazzo, avete problemi? Stronzi? Porca, ti schiaffi in faccia che vi do. No, è un bel modo di trattare i nostri tre ascoltatori. No, solo quelli che pensano che sia un purista del cazzo, poi gli altri. A parte questo, tra l'altro, parlando di fantasy delle origini, secondo me Le Cronache di Ghiaccio e il Fuoco è perfino meglio del Signore degli Anelli, che io amo e idolatro, proprio per il motivo che, mentre Signore degli Anelli ha un'ispirazione religiosa, manicheista, cristiana, cioè c'è il bene, che è la luce, il buono, tutti belli, fighi, e c'è il male, che sono gli orchi, i troll, i ragni, li vedi che sono malvagi, proprio lo sono anche fisicamente, esteriormente, ed è un racconto un po'... come dire, non semplicistico ma favolistico in un certo senso. Invece il Cronache di Ghiaccio e il Fuoco, ma come, ma i personaggi principali continuano a morire? Vabbè, è la vita, cioè, esatto, ci sono gli intrighi, per carità, ci sono... per carità, quando arrivi alla fine dici no, figlio, anche lui, che poi tu, cioè, cominci, vabbè, questo... tu cominci odiando i Lannister e ti fanno per i cosi, poi invece ti rendi conto che non c'è da tifare o fare, no, è una storia, esatto, anche perché a un certo punto poi anche Jamie, Lannister hanno loro Jamie ragioni. Diventa anche simpatico, ma sì, infatti sua sorella mai nella vita no, si no, merita no, tutto no, quello no. Che si è capitato, idem i suoi figli, no, infatti, però lui è anche simpatico, no, ma lui è un
bravo ragazzo. Poi alla io fine ci speravo alla storia, no, con sì, Brienne di Tarth. Sì, anch'io. E invece non succede niente. Ma che ne sai? Magari in futuro che ne sai? Comunque, ma no, ma stiamo un po' spoilerando. Forse, esatto. Comunque, il tempo a nostra esposizione è sfortunatamente scaduto, perché io andavo avanti a parlare altre 6 ore di questa cosa, però non possiamo. Quindi tantissimi saluti dal Pave. Ciao dalla Vale. Grazie per averci seguito, vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao anche dal Valo. Ciao canaglie. Io sono la Vale ed io sono il Pave, e questo è il Vave Show, 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 show. Fregate. Radio Start Lab.